Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il tasso di positività su ogni 100 tamponi fatti sale al 16%. Questo è un dato importante perché fa vedere che i contagi sono quadruplicati nell'arco di poche settimane. I contagi ogni 100 tamponi fatti erano il 4%, 4,2-3. Adesso i contagi sono arrivati al 16%, quindi sono quadruplicati. Questo è il dato importante più che altro, più che i dati come ho visto oggi 29.907 nuovi casi sono in diminuzione. In realtà non sono in diminuzione, sono stati fatti meno tamponi e quindi con meno tamponi ci sono meno casi. Questa è una ovvietà che però non tutti sanno. Intanto vediamo quali sono poi i dati importanti e quelli che lasciano il tempo che trovano. Questo è un dato, quello che vi dico, dei contagiati trovati, scoperti dall'inizio della pandemia. Sono 709.335, quelli scoperti. Rispetto a ieri c'è un incremento del 4,4%, mentre i decessi sono 38.826, sono 208 nella giornata di ieri. I soggetti positivi che in questo momento si ha certezza sono 378.129, che sono assolutamente quelli scoperti. Si dice che minimo siano almeno 600.000, almeno l'1% della popolazione italiana. Quindi capite che quelli che sono stati scoperti sono meno anche della metà dei reali contagiati, molto meno. Quindi vi dicevo che i tamponi sono stati 32.429 in meno di ieri e con meno tamponi 183.457. Ovviamente ci sono meno positivi e il numero scende a 29.000, come dicevamo, 907. Però il tasso di positività è intorno al 16%, vuol dire che ogni 100 tamponi eseguiti, 16 sono risultati positivi. Questa percentuale è quella che dà l'idea dell'andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati, proprio questo, il 16%. Altri dati importanti, perché è così, si guarda solo e si parla solo di oggi 29.000, ieri erano 30, sono scesi, ma scesi non è sceso proprio un bel niente, anzi sono aumentati i contagi perché il tasso di positività dal 15 passa al 16%, quindi vuol dire che si stanno contagiando sempre più persone. Quello che conta sono i ricoverati, ad esempio in ospedale, che sono 18.902. Quindi vuol dire che se noi facciamo un calcolo di 18.902 e lo dividiamo così per 20 regioni, vediamo che sono 945 per regione di media, persone in ospedale, non intubate, ma in ospedale. Quelle in terapia intensiva salgono a 1939, 96 in più del giorno prima. Se li dividiamo per 20 regioni, più o meno vediamo che ci sono 97 intubati per regione. Quindi cominciano a diventare abbastanza, perché se sommiamo i 18.902 ricoverati più i 1939 più 18.902, vediamo che in totale le persone in ospedale in Italia sono 20.841 e diviso 20 regioni stiamo parlando di più di 1.000, 1.042 persone che in Italia sono comunque ricoverate in ospedale di media per regione. Questi sono i dati importanti,
mentre quelli che sono stati scoperti in Lombardia sono stati 8.607, in Campania sono 3.860, con 59.600 casi diventa la terza regione d'Italia con più contagi, superando in un giorno, parliamo di casi totali, l'Emilia-Romagna e Veneto. Mentre abbiamo la Toscana con 2.379 casi scoperti, il Lazio 2.351, il Veneto 2.300, il Piemonte 2.024. La Sicilia, per la prima volta passa i 1.000 positivi, 1.095. Soltanto la Basilicata non registra vittime, mentre le regioni con più decessi sono la Lombardia con 54, il Lazio con 19, la Toscana con 18, il Veneto con 17 e l'Emilia-Romagna con 16 e la Sicilia con 16. I casi totali, la regione che ne ha di più in assoluto è la Lombardia con 204.351. Poi abbiamo invece i decessi più alti, sono sempre in Lombardia con 17.589. Se facciamo il numero di decessi su quelli scoperti, attenzione, non sui contagiati, ma solo su quelli scoperti, abbiamo in Lombardia 17.589. 589 decessi su 204.351 trovati, vediamo che c'è un 8,6% di mortalità, ma non è reale questo dato, perché questi sono i decessi su quelli trovati, ma gli asintomatici sono tantissimi e poi ci sono quelli che non sono stati detectati, trovati, scoperti, quelli che magari non hanno detto niente, sono rimasti a casa. E quindi quell'8,6% in realtà non è un dato reale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia, siamo anche in Instagram e nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti. Arrivederci al prossimo video tra circa 7, 8, 9 minuti massimo. Arrivederci a tutti.